28 anni. Sin da quando ero bambino, tanto tempo fa, mi sono sempre chiesto qual è il limite della volgarità, se esista un limite alla volgarità. Ma poi che cos'è la volgarità? Un'espressione sbagliata? Un'espressione aggressiva? Un'espressione scurrile? E per volgarità si può intendere una scritta o una parola urlata, anche una scritta forse. Camminavo per le strade di Bari, che era una città grigia, cementificata del meridione, e guardavo i muri, lo faccio tuttora. Mi ricordo tre frasi in prossimità di un sottopasso che vivevo come un tunnel dell'orrore. C'era scritto su una "Dio c'è", su un'altra parete c'era scritto "La sposa sempre vergine di Dio è il nulla". La terza scritta era "Fuori l'Italia dalla NATO". Ma scritte che un po' mi terrorizzavano, no? "La sposa sempre vergine di Dio è il nulla". Pensavo a una setta di nichilisti esoterici. "Fuori l'Italia dalla NATO" mi faceva simpatia, mi ricordava anche le assemblee d'istituto, le assemblee di classe a parlare di politica, di Spadolini e quant'altro, preistoria. "Dio c'è" in realtà mi rallegrava con un'immanenza di una dimensione lisergica che effettivamente ho scoperto poi dalla cronaca nera voleva dire esattamente quello. Perché questo preambolo così pedante? Perché le nostre città hanno molte meno scritte rispetto al passato, no? Si parla di decoro, è importante il decoro urbano, ci sono anche gli assessori che hanno la delega al decoro urbano. Oggi è la politica che decide cosa può essere scritto o affisso o muralizzato e cosa invece no. È successo anche a Bari l'esperienza del decoro urbano e degli street artist è quella di cui vi parlerà fin là Mirko, laddove un murale che è comparso su un'ex caserma occupata è stato salutato dal sindaco come un manifesto al decoro e che quindi andrà tutelato per questo in quanto comunque portatore di decoro. Ecco, ma chi decide cosa sia decoro o meno? E il decoro deve essere decorativo o deve suscitare domande? Deve essere espressione della cittadinanza, espressione di un sofferto vitale? Questi sono i dubbi che mi porto tutt'oggi nel guardare murales in giro. Sicuramente ce ne sono alcuni fatti benissimo, alcuni che perdono la loro caratteristica di essere opere improvvisate, opere urlate, opere sentite, quindi non sono più espressioni creative ma sono abbellimenti, ornamenti, quasi al pari di un manifesto ben riuscito. E su questo vogliamo riflettere, se le città abbiano perso la dimensione anche di lotta, anche di tensione e comunque di pulsazione vitale che avevano prima. Ricordate ad esempio le scritte dei fasci corrette dai compagni, ricorrette dai fasci e così via, laddove non si capiva più se una croce celtica fosse una croce latina, una croce romana, una svastica, un puntino, un asterisco. E a suo modo era bello anche questo fenomeno. Oggi invece assistiamo ancor più al fenomeno dei retake in tante città, cittadini forse mossi da leali e buone esigenze che sono quelle di ripulire la città, che si arrogano il merito o il diritto di decidere cosa possa rimanere sui muri e cosa no, cosa appunto sia la volgarità e cosa invece sia consentito. C'è una deriva reazionaria ovviamente dietro dei comitati che puliscono, fanno pulizia, perché anche le parole sono importanti. Non ci siamo qui a soffermare sul caso Bari nello specifico, vi consiglio anche di googlare, c'è un'ampia letteratura in merito, soprattutto sulle operazioni che Retake Roma ha portato nel quartiere San Lorenzo, cancellando molto spesso l'identità del quartiere. Sempre in tema di murales, la chiudo qui, è significativo l'esempio di Blue, uno street artist che a Bologna ha cancellato con il grigio i suoi murales perché il comune ne faceva oggetto rimuovendoli di una mostra a pagamento. Beh, il paradosso, ma l'abbiamo visto anche con Banksy, è pagare per vedere un'espressione che è totalmente contraria al concetto commerciale di espressione creativa, di espressione artistica.
questa quindi è una puntata dedicata alle espressioni diverse, perché anche noi siamo un'espressione diversa, siamo come un muro dove ognuno di voi può scrivere quello che vuole, disegnare un fallo, disegnare anche una svastica, tanto ve la cancelliamo, o anche un pugno chiuso, o semplicemente urlare il proprio disagio o la voglia di esistere, perché noi siamo dicotomico, ma in questa puntata siamo decoromico. Questa è la puntata 23 della seconda stagione, Decoromico, decora il decoro. Qui col pennello in mano ci sono io, Massimiliano, ancora più in là con uno sbuffo che sprizza e Mirko, e più in là ancora a cancellare tutto il cancellabile c'è Daniele, The Magic Sonic Graphic. Andiamo a decorare insieme le nostre città, i nostri muri. Dicotomico. Specchio Nero si occupa di cinema e serie TV. Come avrete notato da qualche puntata, però, lo spazio dedicato invece ai libri è cresciuto a dismisura. Potrebbe crescere ancora. Da piccolissimi, d'altronde, abbiamo iniziato a scrivere oltre i bordi delle righe dei quaderni e continueremo a farlo. In una delle prossime puntate potremmo magari decidere di occuparci del lato oscuro dell'anticorodal, sapendo di poter contare comunque sulla vostra attenzione. Libri e cinema poi non ci sono mai sembrate espressioni artistiche così lontane. Sono entrambe fruibili attraverso lo sguardo, proprio come le scritte sui muri, dalle più idiote a quelle più ad alto tasso artistico e comunicativo. Si chiama proprio Scrivere sui muri, il libro che abbiamo appena finito di ammirare, oltre che di leggere, di guardare. È appena uscito per la Momo Edizioni e porta due firme, quelle di Carmen Pisanello e quella di Elias Tagno, che si è occupato della ricca selezione di illustrazioni. La storia, breve ma pregna di secoli di storia, parte da una riflessione semplice e inattaccabile. I bambini scrivono e disegnano dappertutto, gli adulti li rimproverano per aver fatto qualcosa di sbagliato, che non si fa. E allora perché poi tanti adulti scrivono e disegnano sui muri delle città di nascosto? È un libro bellissimo, anche da guardare e toccare, a cominciare dai colori, dalle forme, in piena libertà. È sicuramente un libro che può entrare con orgoglio e tantissimi stimoli nella libreria di un bambino di 10-11 anni. Esistono murales infantili e murales maturi? Lo chiediamo proprio a Carmen, alla quale chiediamo anche, partendo dall'assunto che il DNA dei murales è necessariamente rivoluzionario, come ci insegna l'esperienza storica messicana, se crede che ogni artista consapevole si senta costretto a semplificare il significato della sua opera per arrivare a tutti e per arrivare subito, o se magari un concetto più profondo o l'uso magari di simbolismi più o meno criptici possa indebolire la capacità espressiva dell'opera. E allora guarda il Ciao a tutte e tutti,
e grazie insomma di aver dedicato questo spazio, questa puntata dello Specchio Nero all'argomento delle scritte sui muri, e vi ringrazio molto. Innanzitutto è un onore perché io sono una grande fan del lavoro culturale di Cotomico, che ho avuto il piacere di seguire anche quando ci si poteva vedere i film insieme, ed è molto bello essere qui oggi in questa puntata a parlare di un argomento come quello delle scritte sui muri, che nonostante questi tempi pandemici ci costringano ad avere problematiche ben più urgenti e ben più non simulate davanti a noi, devo dire che è un argomento, quello delle scritte sui muri, dello scrivere sui muri, che continua a essere all'ordine del giorno. C'è voglia di dibatterlo, mi viene da pensare che sia per odio e per amore, in quanto appunto chi ne parla è perché ha un'idea, una visione della città e dello spazio pubblico che alla quale non intende rinunciare, quindi un'opinione di amore o di odio, appunto, o forse di semplice intolleranza verso quello che rappresenta la scritta sul muro. E quando parlo di scritta sul muro, io appunto uso questa definizione proprio perché mi piaceva, ho voluto fortemente non fare alcuna differenza fra, come dicevi appunto, le scritte sui muri, anche quelle più naif, anche quelle scritte appunto da un ragazzino di 12 anni o veramente da chiunque, perché non penso che si possa fare una differenza fra la scritta sui muri bella e la scritta sui muri brutta, in quanto appunto qualsiasi scritta, dalla più semplice alla più complessa dal punto di vista della realizzazione tecnica, quindi possiamo dire quella che più facilmente si può individuare come espressione artistica dietro la quale c'è uno studio, una ricerca, ecco, sebbene ovviamente io non neghi queste differenze fra i vari tipi di scritte, ho voluto che nel volume di Scrivere sui muri questa differenza non si facesse affatto, proprio per non tracciare un confine, per non avere linee di separazione fra quello che è considerato arte e quindi va bene e quello che è considerato imbrattamento e quindi non va bene. Sappiamo bene, diciamo, che la differenza fra ciò che è arte e ciò che non lo è ancora dibattuta sui libri, nelle accademie, da fior di studiosi, e quindi insomma non mi illudo certamente di poter essere io a mettere la parola fine o una chiara linea di demarcazione fra ciò che è arte e ciò che non lo è, ma al contrario appunto quello che ho voluto affrontare è proprio il fenomeno in sé, cioè l'atto dello scrivere sul muro, al di là di quella che è il giudizio che si può dare sulla qualità di quello che poi sul muro viene realizzato. Ma la strada guarda è piena, vada, ogni incazzata ci vuole poco, tre passaggi in mano a volare in alto, il crimine paga ma non sai per quanto, quando il rispetto è convenienza paura, perché alla fine a pagare non è mai l'infame ed è logico solo perché l'avverte, troppo in basso per fighetti.
per tornare alla prima domanda che mi facevi, ecco, io non so rispondere a questa domanda, nel senso che esiste un'arte matura e un'arte infantile? Ecco, io ho sempre pensato che l'arte sia di per sé infantile. E non a caso è stato detto da più di un artista che per poter diventare artisti da adulti è assolutamente necessario tenere in vita il bambino interiore, il bambino o la bambina che è in noi. E io, diciamo, penso che la risposta sia in questo. Possiamo magari distinguere un murales dall'altro, dalla sua complessità, appunto, complessità tecnica nell'esecuzione, nella pianificazione, nello studio che magari ci può essere dietro all'utilizzo di un determinato colore o di un determinato simbolo, ma io credo che quello che veramente ci dia l'impressione, la sensazione, quella specie di scossa elettrica che ti può dare soltanto una forma di espressione come quella creativa ed artistica, quella specie di colpo di fulmine per il quale quello che tu vedi ti ha trasmesso qualcosa, un'emozione, una sensazione, un ricordo. Ecco, io penso che sia soprattutto quell'attimo che si va a distinguere che cosa è un'espressione artistica. Quella forma di comunicazione non si studia, è qualcosa che arriva con l'intuito, è qualcosa che arriva quando un artista ha realizzato un'opera e ci ha messo un po' della sua emozione, della sua sensazione, del suo desiderio di comunicare qualcosa. Ed è in quella forma gioco, in quella forma creativa di realizzazione, ed è un gioco appunto quello che si va a fare. E realizzare un'opera d'arte è un po' come un'esigenza della quale l'artista non può fare a meno, ed è un po' come quando un bambino ha bisogno di giocare, è una tentazione irresistibile. E quindi, per tornare alla domanda, io penso che non possono esserci murales maturi senza un bambino dietro quell'artista maturo, e quindi ci deve essere sempre una scintilla infantile all'interno di ogni opera d'arte, che l'artista ne sia consapevole o meno. Ecco, non c'è una vera e propria consapevolezza, penso, in questo, più una necessità di espressione artistica. E quindi io non credo che un artista debba semplificare, ma penso che un artista deve saper comunicare, quindi deve lasciare entrare in quello che lui realizza o lei realizza quell'emozione che può essere facilmente riconoscibile. Non c'è nulla di più complesso della semplicità, non c'è più nulla di più complesso della capacità di far emergere un ricordo, un'emozione. Quindi io credo che
ci può essere e ci deve essere tanto, tanto studio dietro qualsiasi forma creativa di espressione artistica, però c'è anche tanto intuito, perché è proprio dietro quell'intuito, quell'istinto, quella volontà di lasciare andare un'emozione in quello che si realizza, che poi quell'emozione riesce a tornarci indietro, proprio perché chi guarda l'opera, chi guarda quello che è stato realizzato, in qualche modo lo recepisce e lì avviene la vera comunicazione. In questi giorni un gruppo di ragazzi ha preso uno squallido muro e l'ha trasformato in una vera e propria opera d'arte. Quello che avete fatto sarà pure vietato, ma non si può vietare la bellezza, non si può punire l'arte. Chi regala decoro e incanto a un pezzo di città va solo ringraziato. Parole di De Caro, il sindaco di Bari, che ha un cognome molto simile a Decoro, pronunciate poco dopo l'apparizione dell'enorme e bellissimo murale sulla parete di recinzione dell'ex caserma Rossani. Esiste un limite, tra l'espressività di una scritta sui muri e il bullismo o il dileggio? Pensiamo ad esempio all'affermazione della fede calcistica. C'è un punto oltre il quale l'atto creativo diventa atto distruttivo? C'è freschezza nell'aria, è una sorta di amara malinconia. È un giorno nuovo, però è qualcosa di nuovo a vivere. Oh sì. Ecco, non potevo non sorridere ascoltando la tua domanda. Beh, innanzitutto perché quel murales in via Giulio Petroni è stato un murales che gli occupanti dell'ex caserma liberata hanno realizzato anche con il vicinato, con i passanti, e quello murales di Elia Stagno, appunto, realizzato, progettato da lui e realizzato insieme appunto agli occupanti, ai passanti, che si sono divertiti a colorarlo. Ed è stato quel murales un'occasione per conoscersi, per stare insieme e per parlare di quello che erano poi gli argomenti, no? I vari soggetti presenti in quell'opera. Io invito tutti, insomma, a vederlo se qualcuno non sia mai passato o non abbia mai fatto caso a quel murales in via Giulio Petroni. Bella la domanda. Io penso che non sia possibile mettere confine, cioè è proprio il concetto di non andare oltre che io non è che lo rifiuto in toto, ma penso che poi entrare in questo gioco, il gioco del confine, il gioco del da cui non si passa, sia molto pericoloso quando si parla di arte e quando si parla di cultura. Quindi io penso che ci possono essere, non lo so, dei meravigliosi murales realizzati da un punto di vista tecnico in maniera sublime, che hanno dei contenuti con i quali magari noi non siamo d'accordo o che non ci trasmette nulla, oppure che ci possono essere dei pezzi, chiamiamoli così, che ci trasmettono tanto, ma che magari sono stati realizzati in maniera essenziale. Non lo so, per esempio a volte io mi innamoro letteralmente di scritte sui muri realizzate probabilmente da una tredicenne,
da un ragazzino che però nella bruttezza della scritta ci trovo la poesia della frase, del momento che magari quella frase rappresenta. E sui muri ci troviamo anche tante scritte che non ci possono piacere. Da donna dico, per esempio, che non lo so, la maggior parte delle scritte sui muri hanno dei contenuti sessisti, per esempio, oppure insomma le ideologie, alcune non degne nemmeno di essere chiamate ideologie, ma l'idealismo fascista, insomma, sui muri non manca. Però cosa significa questo? Io penso che non c'è, non, i muri sono di tutti, come le città sono di tutte, e quindi il dibattito che si va a creare su un muro va preso in toto, quindi va, non si può dire oltre questo punto non si va, perché si entrerebbe in una contraddizione pazzesca. E penso che le opere murali più importanti ovviamente sono quelle che vengono realizzate da una collettività, e che quindi quelle possano sicuramente avere una resistenza dal punto di vista, diciamo, temporale e una condivisione maggiore. Ma chiunque scrive sui muri, diciamo di mestiere, perché è un muralista, perché è un writer, sa che le scritte sui muri sono effimere. L'arte urbana è un'arte effimera, è fatta per non durare, è fatta per essere cancellata, riscritta, e fa parte del gioco e va bene così. E quindi io penso che quando si parla di scritte sui muri non ci possono essere regole dall'alto, ma solo una come dire, un approccio giocoso e sereno a quello che poi può accadere quando appunto ci si va ad esprimere in un ambito diverso da quello scolastico, da quello accademico, dove ci sono determinate regole, determinati confini appunto da rispettare, ma si gioca in un campo neutro, un campo di libertà, che poi libertà, insomma, fino a un certo punto, proprio perché sappiamo che in realtà non si è liberi di scrivere sui muri, non siamo liberi di scrivere sui muri, la nostra società ce lo vieta, e quindi poi questo porta a tutt'altra serie di conseguenze. Ma penso che diciamo quello che ho voluto esprimere con il volume Scrivere sui muri è stata proprio questa necessità, la necessità di non giudicare la scritta sul muro, ma semplicemente mostrarla come fenomeno creativo e come fenomeno espressivo tipicamente umano. Sento già la sete sollevarsi sopra sabbia, fango e sale, nell'ora in cui scende solo allora in cui il vento sale, guardo il silenzio che c'è. Sento già la sete sollevarsi sopra sabbia, fango e sale, nell'ora in cui scende il sole, allora in cui il vento sale, guardo il silenzio che c'è. Numerose immagini arruolate dalle idee di un bel po' di fervidi pensieri, splendono di vita nuova e fanno gli altri me in alterazione dei miei desideri. Dopo un anno di pandemia, di psicosi, di limitazioni della libertà e delle relazioni, se tu fossi costretta a immaginare e realizzare un murale nel centro di Bari, su una parete magari visibile a tutti e per sempre, cosa sceglieresti?
credo d'essere non vale, non lo so, c'è un fulgente immaginario da osservare. Cercherò un riflesso iridescente favoloso che abbia luce da farmi brillare. Un radioso mix di tutti noi che combini un me ideale a voi. Un radioso mix. Vediamo, un murales che durasse per sempre, quindi diciamo qui siamo un po' nell'ordine dell'impossibile. Ma mi piacciono le cose impossibili, soprattutto dopo la premessa che hai fatto. Non lo so, io l'immagine che mi è venuta in mente è di tante persone che sono insieme a disegnare questo murales. Cioè, quello che immagino e quello che penso sia una necessità per tante persone in questo momento, oltre diciamo a quella, alla banale necessità di certezze economiche, di certezze di reddito, sia la necessità dello stare insieme. Quindi se io potessi esprimere un desiderio, è così, forse desidererei che la città potesse riversarsi in strada per stare insieme e disegnare un murales su tutte le mura grigie che la circondano, soprattutto nelle sue periferie, e che su questo murales si disegnino un po' di orizzonti, che sono quelli di cui abbiamo bisogno: orizzonti fatti di mare, di natura, di rispetto dell'ambiente, di solidarietà, e sarebbe bello poter vedere gli orizzonti che ogni abitante di questa città desidera, disegnati sui muri grigi che la circondano e che circondano i suoi quartieri. Oggi Banksy è un artista famosissimo, non tanto perché è anonimo, quanto piuttosto perché si firma proprio attraverso il suo tratto creativo. Pensi che il murale, per essere apprezzato, debba necessariamente essere personalizzato? O forse che l'assenza di firme o entità responsabili possa trasmettere in maniera più forte e chiara concetti più o meno rivoluzionari? Ecco, io penso che questa sia una scelta artistica, e quindi poi a discrezione dell'artista, che va quasi insieme a quello che si sceglie di realizzare, di disegnare, perché io penso che non ci sia nulla di sbagliato nel firmare, come dire, segnare l'appartenenza della propria opera. Conosciamo sicuramente la questione dei graffiti, per esempio, no? Dove l'appartenenza è praticamente la totalità di quello che viene realizzato, quindi il tag, il nome della persona che lo realizza, che diventa l'opera stessa. Molti criticano il graffitismo appunto per la sua mancanza di contenuti, e ne fanno diciamo una netta differenza fra i murales e invece le tag, proprio per questa ragione. Ma io persisto nella mia decisione a non giudicare
perché appunto noi possiamo anche pensare di sapere dove sia la verità, ma a volte questa ci sfugge, e nel caso dei tag per esempio, e ne parliamo anche nel libro, a un certo punto il tag nasce come espressione dei ragazzi di quartiere degli Stati Uniti, a New York in particolare, e nasce come reazione all'alienazione nei confronti della città, del quartiere in cui vivono. Quindi si scrive il proprio nome sui muri, sui sedili delle metropolitane, dappertutto, per dire, per segnare l'appartenenza del quartiere, quindi che il quartiere mi appartiene e che io appartengo a questo quartiere. Ecco, qui appunto già vediamo che c'è un fortissimo significato politico e significato, diciamo, come dire, di voler esistere, voler agire, essere nella città anche da un punto di vista estetico, semplicemente segnando l'appartenenza. Quindi, come dire, a mio parere sbaglieremmo nel voler dire che le tag non hanno alcun significato sociale rispetto a un murales che magari ha una stratificazione di più contenuti, e questo sarebbe uno sbaglio. Quindi quello che io penso rispetto alla domanda è che una firma non vada ad alterare il valore dell'opera d'arte, anzi a volte realizzare un prodotto, una creazione di tipo artistico è uno dei pochi mestieri, fra virgolette, che ci dà ancora la possibilità di non sentirci alienati dal lavoro, non sentirci alienati da quella che è il risultato del nostro lavoro quotidiano. Cosa che invece purtroppo spesso ci accade con i lavori regolari, con i lavori, diciamo, normali, e che ci fanno produrre qualcosa al quale molto spesso non siamo veramente interessati. Invece realizzare un'opera d'arte e firmarla vuol dire sfuggire a quell'alienazione, vuol dire, lo dico veramente anche veramente in senso materialista, di tipo marxista, io non sono alienato dal prodotto del mio lavoro, esattamente come un artigiano. Questo è quello che ho realizzato e lo posseggo in pieno, oppure lo regalo alla città lasciando semplicemente il mio nome. Poi questo nome non vuol dire, insomma, che appunto, come per Banksy, non vuol dire che non vuol dire che dobbiamo rinunciare all'anonimato, perché appunto si possono trovare altri nomi, così come si possono trovare dei nomi collettivi, oppure per chi usa, insomma, dei nomi reali. E anche questo, diciamo, ha una sua legittimità, in quanto non c'è scritto da nessuna parte che firmare un lavoro non sia una necessità, proprio per permetterci poi di poter vivere di quel lavoro che noi andiamo a fare. Quindi anche in questo caso zero giudizio, la potenza di un messaggio molto spesso non sta nel fatto che quel messaggio sia firmato o no, sia firmato con un nome collettivo, con un nome reale, con un nome inventato, ma molto spesso la potenza di quel messaggio, a mio parere, sta proprio nel come quel messaggio viene realizzato, qual è il contenuto di quel messaggio, come sono state coinvolte magari le persone che l'hanno realizzato insieme. Quindi
penso che è molto importante quello che tu dicevi, ma che bisogna guardare soprattutto il come e non il chi. Lo possiamo fare, l'imperialismo è una tigre di carta. E allora sì, il mio cuore si gonfia di gioia. Allora sì, non riesco a fare a meno di gridare. Allora sì, che dal mio cuore sale un canto che non posso, non posso, non posso più fermare. Grazie Carmen, ricordiamo che trovate Scrivere sui muri in quei luoghi mitologici chiamati librerie. È un libro realizzato da Carmen Pisanello e Elia Stagno, uscito per la Momo Edizioni. Regalatelo ai vostri figli, ma anche a voi stessi, magari tra 20 anni, nelle città occidentali ridotte in macerie e rovine senza vita. Resterà in piedi un muro solo, coloratissimo, pieno di sogni, rivendicazioni e ricordi. E qualcuno potrà dire con orgoglio: l'ha fatto mio figlio quello! Fantastico, grazie, grazie Mirko e grazie Dicotomico. E grazie agli animali mitologici chiamati di Prai, alle librerie e alla certezza che ci danno le mamme orgogliose e i figli ribelli. Un abbraccio. Sul raccordo anulare i ragazzi di ieri hanno vecchi fucili e una fotografia. C'è una scritta che imbratta un muro storico della nostra città. Prendo la mia app e indico la segnalazione. Qui c'ho l'indirizzo che posso tranquillamente individuare attraverso il sistema di georeferenziazione. Dopodiché indico la categoria, scelgo tra verde, strade, relitti e rifiuti. I rifiuti hanno varie ipotesi, tra cui scritti murales. Ho sorriso a mio figlio all'uscita di scuola. La casa che una volta abitai, perché quando te ne vai è davvero come se capissi per la prima volta l'uomo che sarai, perché tutto quel che hai prima o poi lo perderai. Stay.
diversa arriverà, la potenza di un addio o la storia di un amico.